Ciao ragazzi, solo un momento. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Perdonate l'attesa, ma sì. Niente, c'era un paio di cose che volevo fare. Oggi mi è arrivata una notizia sensazionale che sono contentissimo. E niente. Adesso siamo di nuovo qua a giocare. Assurdo. Vabbè, a parte quello. La base è che non so. Domani fare la notte, oppure no, vediamo. Ad Astra Abyssos. Questo non lo so. Perché da quanto ho capito, da questo momento in poi, già prima facevo metà, ma adesso ancora di più. Quindi va bene. A parte quello, sono contentissimo. Mi è arrivata una notizia splendida. E niente. Oggi siamo in forma qui a giocare. Sono veramente contento, assurdo. It's spettacular. Ah, questo non l'ho ancora fatto. Niente paura. No, non lo so. Non so come spendere 500.000 more. Più che altro la base che ho già fatto in passato, quello lì. I more era tipo, sì, devo fare la missione. Ma adesso non ne vale più la pena. Nel senso che tanto alla fin fine ci sarà la prima volta per provare se ti piace Season o no. Ma alla fin fine adesso lo faccio solo così. Non se non ti piace o no, una questione magari per arrivare a livello 50 due o tre volte, vedi cosa succede e poi dici va bene. Anche perché adesso ho capito che non è una missione tanto urgente quella lì. Nel senso che ho scoperto che alla fin fine puoi anche arrivarci a quello livello lì. Senza. Senza stare lì a prendere e spandere i soldi. L'unica cosa è che mi piacerebbe comprare dei pomodori, però sono un po'. A parte che qua forse non ci sono neanche di vendere tipo lui. Però la base è che sono un po' tirchio in questo momento, nel senso che sto aspettando un po' di cose. Insomma, healing non abbiamo più bisogno tantissimo. Più che altro se riesco ad arrivare tipo a 500 polli e 500 mente, ti fai tanti di quei polli di Mozdat che non finiscono mai. E ci sto. Allora, niente, dobbiamo fare un paio di cose qua. Devo solo decidere io in quale senso questo è fatto. Questo anche abbiamo fatto, anche se non c'è l'avvi, sarebbe bello se ci fosse un avvi, come dire, guarda che l'hai completato. Vabbè, c'è l'attrazione qua che non riusciamo a farlo, ma è impossibile. Se hai un personaggio C10 magari ce la fai. Questo. Queste animazioni sono fantastiche. La cosa che mi dispiace di sto gioco è che quello che rimane indietro per sempre, cioè puoi cercarti, io sono stato lì a cercarmi, anche passato un sacco di screenshot, un sacco di cose, di eventi passati, no? Che anche lo screenshot di questo evento qua, non c'è nessuno, su Google non c'è, anche con le scritte attrazioni, eccetera, non c'è nessuno che. Oggi la passione, no, ormai
Oh, no, come si chiama già la mia pagina Instagram, perché io ho cambiato nome. Non è più passione foto Insta, ma è Rockport Racer 05, trattino in basso. O Ventura by Racers, semplicemente scritto così, come lo dico. Ho messo tutte le foto che riuscivo a buttare. Allora, prima cosa direi di fare sempre la solita storia di Maria Vittoria. Spero che questo qua non sia difficile. Vabbè, comunque. La storia di Maria Vittoria, andare qua e farcene uno di questi. Poi. Allora, andiamo o da farmare o quello che volevo fare. Prima mi faccio un po' di caso nell'isola di Watatsumi Island, isola di Watatsumi, onestamente mi confondo con i nomi, perché come dice Watatsumi Island lì c'è scritto isola di Watatsumi. Va bene. Niente, ci sta. Appena mi hanno dato la notizia lì, mi sono detto, boh, niente. Adesso festeggio facendo. Come si dice? Comprando il coso da 100 euro di Engine, mi sono detto no, vabbè. Dopo questo miracolo qua devo in qualche modo festeggiare in modo assolutamente assurdo, perché secondo me succederà solo questa volta nella vita e poi non succederà più. Niente, alla fine non sono più tanto convinta del fatto, però mi sono detto no, vabbè, adesso mi metto lì 100 euro di primogenito, ma non so. Se seriamente continua ad andare tutto bene, non so, boh. Ma non so neanche io. Nel senso che pensavo di fare l'upgrade a una nuova scheda grafica per il mio computer. Però non sono molto contento. Vabbè, martedì c'è delle cose da fare. Ma perché la 570 che c'ho lì funziona ancora? C'ho l'alimentazione a 650 watt. Quindi adesso consuma 5,50, se no non mi ricordo se 4,50 il computer. 5,50 o 4,50, non mi ricordo. Ma speravo di incontrare voi questi mentre camminavo. E ho fatto apposta, perché così almeno qualsiasi scheda grafica la posso portare al mio computer. E quindi vuoi vedere se lo ammazza? Quanti di quei danni ormai hai visto? Pazzetto di yaya. It's a trap. Ma cercavo se trovavo quelli lì, appunto, come questo qua, come. Non sono i mi viene da dire miconoidi, ma non sono. Vabbè, quello è fatto. C'è un'altra cosa che volevo fare. Parte usare la resina primordiale, bello. Quello di forgiare gli oggetti va bene così. O desideri va bene così. C'è
una cosa che oggi ho fermato lo stream, poi ho detto vabbè, lo faccio poi stasera. Vabbè. Andiamocene qua, eh. Facciamo un po' di roba. Ah, le richieste l'ho fatte. Sì, l'ho fatte, mi sembra, non c'ho voglia di andare a vedere su. Sì, perché c'era il tizio che chiedeva le foglie per cucinare, mi sembra. E le ho date. E poi questo da fare l'ascensione. Però ci sta. Allora niente, visto l'occasione incredibile assurda, devo cambiare anche titolo allo stream. Ci mettiamo lì a fare il pass. Esperienza più unica che rara, io mi metto a fare il pass. I giovani d'oggi. No, sto scherzando. No, però vabbè. Presumo che questo è un po'. Questo qua. Presumo che c'è qualcos'altro, infatti c'è quello lì. Ok. Doppi complicati mi volto e non lo facevo. No, non lo so, boh. È quello che mi dice la testa, ma io sinceramente lo voglio fare. La coscienza invece fa no, fallo. La coscienza dice no, 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 devi farlo. Senza buttarmi giù, grazie. Allora, curiosità delle curiosità. Secondo me qua funziona se lo lasci lì. Giusto? No. Aspetta un attimo. Adesso funziona. Quindi la base è che se non ce n'è un altro l'abbiamo completato. Basta che vado. Ho i miei dubbi. Non è possibile, ce n'è un altro. Non ci arrivo. Però io ci arrivo. Cioè, vorrei capire la distanza. Non ci arrivo. Ci sogniamo un po' troppo. Scusate lo spam. E sogniamo fin troppo, troppo. Love it's me, you che fa? Ah, giusto, ok. Abbandonate lo spam, magari non è piacevole per voi sto rumore. Ma sto cercando di risolvere il puzzle, quindi abbiate pazienza. Ah, pensavo che si era già resettato. Ma no, sto cercando se c'è qualcosa nei rami o... Perché di solito te li nascondono anche dietro le siepi. Mi è successo. Mele, mele. Che se non ci fosse quello prendi l'elettricità lì, ma non penso che c'entra qualcosa. Non ci arrivo abbastanza in qua. Adesso che è rotto è ancora peggio. No, non lo so esattamente. Lassi che... Mission Fable Terra Next Time.
Perché no, io non potevo mettere cosa lì. Non c'eri. Figurati se c'eri. C'è qualche modo per collegarlo, allora, bisogna solo capirlo. Pesano. Prima di sti puzzle qua, l'isola di Watatsumi diventi male. One moment please, I need to kill my mind. Questo è tutto. Che pesante. Vi piacciono i puzzle? Questo non è il posto mio. Saliamo in alto, magari lo troviamo. Scommetto che è qua in alto. Immagino. Hello? It's me you're looking for. Faccio il teletrasporto. Non sto neanche guardando la mappa, onestamente. Lì c'è il nostro amichetto. E non vedo nient'altro oltre a quello lì. O è nascosto bene, o non so dove. Tra l'altro la fobizia è tenersi. Ah, ho visto questo illuminato e dicevo l'ho trovato. Ma fammi piacere. La fobizia era tenersi quello lì e non allontanarsi, cioè lo tieni lì così almeno vedi l'area del puzzle e magari fai un'idea in più dove cercare. Ma un po' strano sto puzzle, onestamente. Ho esagerato per i miei gusti. Magari voi l'avete visto già 3.000 volte e mi state dicendo allora. Invece no. Mi stupisce l'elettrogramma, no? Se che cacchio di faccende ma. Perché io pensavo di mettere quello lì qua e poi faceva il circuito. È troppo lontano. Secondo me è troppo lontano, non ci arrivo. Vabbè, qualcosa un po' più di fascia. Tra ragionarci, poi me ne voglio andare, ma. Un po' più di fascia, andiamo a fare qualcosa. Quello ci verrà poi in mente. Magari stiamo lì che esploriamo, troviamo logicamente l'altro conduttore. Hello, my friend. Vedo un cubo. Enemy spawn. Ah, questo ci ho provato l'altra volta a fare. E poi alla fin fine non c'è niente lì dentro. Almeno è illuminato questo. Sembra mezzo rotto. È mezzo rotto. Stupisce perché rimane fermo, no? Quindi vuol dire che si illumina. Se è mezzo rotto vuol dire che è fermo, quindi si illumina. Facciamo un epic fail, facciamo uno stream che non riusciamo a risolvere niente. No, vabbè. E tanto è da fare sta roba. O prima o dopo devo fare. Ma non capisco, non mi ricordo più com'era qua. Di Maria Vittore, perché si illuminano tutti tranne lui, quindi non riesco a capire se devi metterlo di lato, perché ci avevo già provato, ripeto, ma
funzionava un cacchio, allora mi sono detto, senti, lasciamo perdere. Allora. In qualche modo se c'era qualche collezionabile l'avevo già preso lì dentro. Aspetta. Si rompe sta roba? Ogni tanto non riesco a rompere. Boh, ogni tanto li riesco a rompere, ogni tanto no. E quella roba lì che c'è dentro non riesco neanche a raccogliere. Uno è fatto. Ma mi sembrava molto più difficile, allora non è quello. Era troppo facile. Ci sta. Inizi che prima di andare a dormire mi sono messo lì col telefono a, a guardare la serentiera, che tanto onestamente la base che mi avevano chiamato a fare erano, poi all'ultimo momento mi hanno detto no, devi farti il pomeriggio, allora ero lì nel letto, mi sono detto cosa faccio, restiamo ancora per un'ora, cosa devo fare, non so cosa fare. Allora mi sono detto, mamma, gioca a Genshin e due o tre cose, mi sono detto a me stesso. Allora ho giocato a Genshin, sono andato nella serentiera e mi sono aumentato, non dico a manetta, la musica, ma... Spettacolare, cioè, avessi le cuffie sempre. Adoro proprio. Solo che il problema mio principale è che le cuffie non le sopporto. Poi mi fanno male le orecchie. Quindi le metto solo quando è inverno. Ma neanche. Cioè, è di nuovo un anno e mezzo che non le metto. Sono orecchie che ho messo al volume massimo e si sente i dialoghi eccetera, non molto la musica ma si sente anche quella e mamma mia è qualcosa di incredibile, ti senti proprio dentro il gioco quasi come Skyrim. Stavo cercando qua le capitali. No, volevo capire qua che cacchio dovevo fare, forse l'ho già fatto sto coso. È strano perché così è tutto chiuso. Mi è difficile pensarlo. Però non funziona niente, questo è tutto spento, va bene, tanto prima o poi devo fare questi coso, è una rottura di scatole. Qui c'è bisogno della princessina. Ah, le due princesse. Questo è il team per le sfide, non è un team. Cioè, è solo un team così che uso per... Tipo lei c'ha l'arco. Sto cercando di... Ho visto questo che si illuminava e ero tipo, ma che... E poi? E poi cosa manca, scusa? Non mi dire che devo arrampicarmi, ce ne sono altri. Andiamo pizzazzi. Mi piace tantissimo il suo costume. Cioè, nel senso che c'è anche quello a pagamento, ma mi piace tantissimo anche questo normale.
Lì si addice. Si può sapere queste robe che... Ah, ce n'è uno in mezzo con l'acqua e... Giusto, sì. Ah, cacchio. Bene. Non c'ho nessun arciere con l'acqua. Quindi mettiamo un attimo Barbara 2 secondi qua. Oh Wish me luck. my god. Convinto. Vai Barbara! Wow. Ce l'abbiamo fatta. Dottoressa errante Trigger, dammi di nuovo Yak. Kamisato Ayaka, present. Passo. Dammi di nuovo Steam. Da una parte sono contento che ho deciso di fermarmi un po' e avere tutti i personaggi, un po' di personaggi a livello 80. Ne vale la pena perché se magari mi stufo di un personaggio, non ho tante risorse, posso passare velocemente tipo la Yag o Shangling o quello che è. Mi piace. Ah, c'è anche questo. Ah, che c'è quello lì che ti dice dove andiamo. E se io miro lontano? Tipo Freak the System. A parte che sembra che sia sbagliato quello lì. Mi ricordo neanche che rischio è troppo comodo. Ah, non so se c'è la voce di Amber. Quando spara ci assomiglia. E mi sa che è sbagliato da... a prescindere. Qui vedi che è sbagliato a prescindere. Non so perché quello è illuminato. Vi faccio vedere ancora un attimo. Quindi presumo che il primo sia quello. Ma uffa. Dimentico che puoi muoverti con l'arco. Ma che cavolo. No. Grazie. Mettiamo l'arco leggendario a fisco, tanto per... No. Non lo so. È un po' brutta lì con l'arco da caccia. Oh. È simpatico. Sì, mettiamogli un'altra arma. Sì, tanto per scaramanzia. Qualcosa anche dei suoi colori. Magari. Forse questo. Sì. Così a caso, perché mi piace. E Glamour. No, non lo so. L'ho sparata grossa. Tanto l'abbiamo fatto anche a Ganyu. Io ho messo l'arco leggendario Ganyu anche se non lo usiamo. A proposito, posso dire Yaka non potrei mettere Ganyu. Ha più senso che l'arciere. Un arciere, cioè per le sfide è... A parte che per le sfide Ganyu è lentissimo. Quello che dispiace un po' lasciare Ayaka. Ma il fatto di Ayaka è che è bello la sua abilità per quello che continua a usare. E può fluttuare praticamente ovunque. E puoi passare ogni ostacolo. Questo non mi ricordo se ho già fatto.
Tira e guardare dove va. Ah, ma l'ho già fatto. L'abbiamo fatto 3.000 volte. Prima o poi ci darà un arco leggendario o qualcosa del genere. Il finale sarebbe fantastico avere tutti per un team di soli mai mega buffati che puoi colpire la gente a distanza e non ti possono fare niente, un cacchio, muoiono subito. Sarebbe veramente divertente come cosa. Lo sta danzando e gira tutto. Che scemenza. So I'm gonna continue my journey this way. And I'm good. Tutte le team. Fantastico, onestamente, da ascoltare. Mia. La musica lì della serentiera non la sento quasi mai dalle cuffie. La sento poco, poco, poco. Ma proprio poco, poco, poco. E un po' si sente, dico, fantastico. Però non si sente. Non. Beh, in ogni caso, mi sono messo lì oggi appunto con. Un lesion, you know. Con il telefono lì a ascoltare, ho detto qui c'è gli uccellini, ma è qualcosa che ti riporta Skyrim quando costruisci la tua casa, è qualcosa di incredibile. Partono le mega canzoni, che mentre tu sei lì che fai i chiodi eccetera per creare la tua casa. Sono tutte queste canzoni rilassanti che sono assurde da ascoltare, che dici cosa sto ancora giocando o sono o sono in un altro mondo. A me piacerebbe tantissimo. Ah, due ceste una vicino all'altra, rara come cosa, mi era capitato quasi mai. Dovrei aspettare che si avvicini. Vabbè, grazie. Spiritello. Ma con Dio di Ondella. Momento. Ah, non so io. Questa tecnicamente. Non so, boh. Viene un flashback che ho fatto la foto, eccetera. Vabbè, in ogni caso mi sono messo lì su Instagram a postare le foto. Ventura Bay Race, se volete andare a vedere. Ho messo pochi tag perché ne ho una miriade di. Come si dice? Di foto, screenshot. Subito ne metto una. Per ogni cosa che c'è nella foto ci metto un hashtag praticamente. Ma come fai con tutte le foto che hai messo? È assurdo, è incredibile. Ah, questo è il puzzle, no, è un altro. Lo rampage. Ho proprio bisogno di Yaka ogni tanto. Ok, allora aspetta un attimo. Allora, uno, due. Ok. Non era il modo che volevo farlo io, ma non è.
Però c'ho testa per quelle cose lì, perché appunto giocando Skyrim. What the f... Giocando... Ma che cazzo... Giocando Skyrim... I puzzle sono che finiva l'effetto del coso. È un po' scemo questo. Rimani fermo così, non farlo muovere. Faresti un favore a tutti quanti. Cos'è che è sbagliato adesso? Ah, l'ha spostato. Ah, ho capito qual è il trucchetto. Bisogna evitare quello scemo. Eppure si muove da solo. Un po' stupidi sti cose, non mi piacciono molto. Soprattutto perché sto scemo si muove a una velocità incredibile. E quindi come cavolo fai a fermare la furia funesta di Mr. Fantastic? Ma ne manca uno. Vabbè, adesso sì, però. Il trucchetto forse sta nel... Loda. Farlo girare, però fargli attivare questo lui e tu non fai niente. Vediamo. Però dobbiamo aspettare che lui è... Già spostato verso l'alto. Perché che è andato? No, non è risolto. È perché lo sballa. Dai. Dai, ma che cacchio, il tempo che lo fai questo qui ti sposta già là. Che puzzle stupido. Non è un puzzle, è una rottura di... Cosa puoi dire? Ma forse mi stai indicando come devo farlo. E che cacchio? Siamo un attimo fermi qua. Il problema è che ogni volta si sposta. Devo fare uno, due scavalchi e via. Però devi avere ritmo. E questo qua si rovina tutto. Devi avere il ritmo di tenere quello lì e poi... O più piano non può. Dai, ma che cacchio di... Oh no. Vabbè. Tanto devo farlo prima o dopo. Porca miseria.
fatto che lui è di fuoco, quindi gli attacchi qua non mi fanno molto. Ho preso lo scudo. Niente, niente da fare, c'è Barbara che ci aiuta. Adesso morirai con Barbara perché ho deciso che morirai con Barbara. E i suoi 8000. A casarci. Che cacchio di puzzle stupido. Sono già le 23:23, attenzione. I'm gonna be here Reverend. Tipo a mezzanotte mi vado a riposare perché può darsi che domani faccio il è notte città. Oh, mi sta venendo mal di testa con sto stupido. Ma colleziona vedo, cacchio. È in aria o è qui da qualche parte, in qualche angolo? Mamma mia. E ce ne due, tecnicamente. Secondo me. Ho urtato leggermente il microfono. The microphone. Qualcuno di più alto. Il mio l'apprezzo davvero tanto anche per le arrampicate. E Yaka ogni tanto andava in crisi. Perfetto. Non riuscivi ogni tanto con Ayaka a arrampicarti, c'erano giornate che non ci sembrava che non c'era proprio voglia di arrampicarti, allora devi usare un altro personaggio. Beh, vabbè, poi abbiamo un Kirara, ma insomma. Altro disco. And I'm gonna say. Non c'ho più voglia. Fare quel peggio. Okay. Perché l'avevo anche segnato, vuol dire che mi sono veramente incavolato quel giorno. Sarebbe bello se tu c'hai un arco letto, tipo lo puoi indirizzare. Però poi un piscato che è ancora lì che dire. Benissimo, devi fare una velocità assurda. E quello lo te lo mette dritto. E gli altri due che non te li mette dritto. Te li mette sempre storto. Appena scompare dall'alto mi metto. Bastavano per fare questa mossa. Magari in cooperativa è più facile. No? I don't know. Vattene a quel paese. Ah sì, che mi ero arrampicato e l'avevo trovato. Ed ero tipo, ma cos'è sta? Come in città. Una piccola cittadina dove... Sembriamo un Batman. non c'è mai fatto caso. I'm Batman con gli occhi di fiore, cominciava a fare strage. Quindi
I guardi non riusciranno più a controllarlo, ma più. No, sto scherzando. Per carità. Quindi io. I'm gonna stay. Beh, e stiamo andando comunque abbastanza bene. Questo l'ho fatto oggi o ieri. E qua è pieno di cose da raccogliere. Insieme a qua, sto guardando la montagna che dicevo. Una cosa che non c'è tanto in Azuma è alberi. Mi spiego meglio, ne ho uno davanti grande come una casa. Ma rispetto a Mozart che c'erano le foreste proprio, e tu passavi in mezzo a sti viali con gli alberi, anche un po' lui. Qua non c'è nulla. Vabbè, c'è. Sull'isola principale c'è. Allenati per sconfiggere la Raiden. E c'è proprio lì la foresta, ma il resto è un po' più acqua e. Prossima mossa sarà quella decisa. Vedi, ci sto riprendendo la mano, non sono difficili per me. Quelli da 3 sono semplicissimi. Quelli da tipo 5 sono un po' complicati. Però più o meno Skyrim, i puzzle erano da 4 minimo. Praticamente la base era quella. Avevi che cose con delle immagini, c'era. Era ancora più complicato perché c'erano delle immagini che dovevi fare come c'era. Non era una questione di luce, eccetera. Ogni tanto sì, se erano come questi. Ma ogni tanto sopra il muro c'era scritto: guarda che quello deve essere l'aquila, guarda che quello deve essere così, cos'ha. Quello deve essere il drago. Allora. Uno era drago, l'altro era aquila, quindi dovevi stare via, giratevi per sti cosi e poi giravano tutti insieme, era una cosa assurda. E girando insieme continuavano a sballarsi, era veramente assurdo da fare. Avevi anche un bel po'. E se non guardavi le guide su internet. E alla fin fine la base è che a forza di fare quei puzzle lì, ogni gioco che vedi che ci sono quelle cose lì di logica, mi viene iper facile. Non facilissimo perché appunto magari che non so come stiamo facendo le missioni per Yanara, torni lì e dici. Non mi ricordo esattamente come si fanno, ma. Non esattamente, non mi ricordo come si fanno. Esattamente non mi ricordo come farli funzionare, insomma non so come spiegare, vabbè. Intanto abbiamo. Maneggio. Spero di sì. Gioco allucinazione. Beh, si teletrasporti lunghi però. E ormai è così anche in chat di puzzle di logica. Fai uno, li conosci tutti. Indovinelli sono ancora un po' perso. Infatti non mi piacciono gli indovinelli. Appena hanno visto Kirara sono scappati tutti via. Una pagina misteriosa. Non so quanti ce ne sono, ma c'era questo di trovarli tutti. Queste segrete, insomma. Per i 5 primogeniti.
Non indovinavi, io proprio sono una fan. Ma no, ma perché... Non perché sono un nabo, è che mi viene da... come si dice? Farli al mondo mio, cioè nel senso che il gioco ti dice una cosa, dice, che ne so, è un esempio, troverai un tesoro dove fa né freddo né caldo, per dire, la situazione, magari la soluzione è Mosdat, no? Magari vicino a Mosdat o non so, insomma è un esempio un po' stupidino forse. E io sarei tipo così. Ma né freddo né caldo potrebbe essere qualsiasi posto, insomma. In che senso né freddo né caldo? E comincio a farmi poi inventare. Ma potrebbe essere un posto dove... vicino alla montagna, visto che lì si sta freschi e non fa neanche caldo, perché vicino alla montagna c'è montagna lì vicino a Mosdat, il picco, eccetera. C'è il come si dice? Chi è che vuole entrare qua? Signor Fei, sta guardando lo stream con noi? Se vuole entrare con piacere. Basta che lo scriva, perché... Ma a parte che non so se ti conviene tanto, perché tanto tra mezz'ora me ne vado. Però... No, nome familiare. Boh. Perdonate l'ignoranza. E... No, nome familiare. Ci sta. Forse qualche mio amico quanto, no? Solo che appunto ho indugiato anche perché cioè, tra mezz'ora me ne vado, cosa vuoi? Anche di meno, sono le 35 adesso. Non so cosa fare insieme, la base è quella. Non per cattiveria, è perché appunto mi è capitato anche a me diverse volte entro in una lobby con qualcuno. Soprattutto quando questo è microfonato entri dentro non so, qualsiasi la PlayStation, abbiamo il party su Microsoft, c'è un'altra cosa, beh, tu ci entri, invitano e 10 minuti dopo, ah sì, devo andare, ciao, e tu sei tipo, ma perché è successo qualcosa di grave? No, sono solo 10 minuti, ho acceso solo per 10 minuti, volevo parlare così. Io ogni volta ci rimanevo male. Beh, ci sta alla fine perché la... E che volevamo parlare con me anche solo per 10 minuti. È carino. Come idea. Però forse da una parte di streaming eccetera ancora peggio. Quei tipo lì. Magari ti aspetto che questo stream ancora per ore e ore, poi magari streama per 5 minuti e dici bye, ho greca. E tu sei tipo ma che. Boh, non lo so. Qualcosa che mi sono sempre sembrato strano, ancora. Adesso li ammazziamo. Where you come from? I'm gonna die anyway. Non è una cattiveria, insomma. Ha sempre reputato strano come cosa. Si vede che erano affezionati a me, non so. Mi è capitato di tante di quelle volte. Peggy tranquillo Poi dopo 5 minuti abbandona il party o quello che è. Beh,
Diciamo la verità, soprattutto sulla PlayStation, su Xbox non mi è mai capitato quasi mai. Forse una volta sul computer una volta, ma ci sta, cioè nel senso non è che ce l'ho a morte con quella persona lì, però è che no, ti ritrovi dalla parte che sei tu che devi andare via tra 5 minuti, eccetera, e dici, ma non lo so, a me non mi ispira tanto qualcosa. Magari scrivi un messaggio, ti scambi due o tre parole. Io sarei tipo così, magari. Ma mi è capitato anche diverse volte. Segui magari che. No, non lo so, sono tornato indietro per le botte. Magari sei lì tranquillo e vedi uno dei tuoi amici che come si dice, magari uno dei tuoi miei amici sulla Play, o anche sulla Pizzbot. Dici ciao, come va? Dici, e loro ti spiegano, allora tu scambi due o tre frasi e poi dici, boh, vabbè, dai, adesso stacco perché tanto tra 5 minuti devo andare, loro dicono ok, cioè mi è capitato tante di quelle volte di far così, perché mi sembra più sensato, per me è più sensato, poi non so. Andiamo prima a pigliarci quello. Ah, guarda un po' che abbiamo lì sotto. Ah, qua è il posto dove si vede che. Oh, aspetta! Si vede che quando sono passato di qua non me ne frega. Me ne frega proprio niente. Che dice parolacce? Discepolo di Shimada, il tuo sangue l'alleanza? Sono curioso cosa dice. L'arte di Iwakura non verrà sconfitta. Ho rotto anche il vaso, sembrava che c'erano cose interessanti nel vaso. Quindi qua proprio me ne sono fregato di brutto. Apparentemente. Però qua siamo più al santuario perché abbiamo fatto un salto tra virgolette teletrasporto. Ci sta. Come sopravvivere a quella lucertola lì, non lo so. Cioè, glu glu glu. Andiamo a prenderci un altro di quei misteri. Puoi regolarli anche se è finito il puzzle. Io sarei stato curioso. È un po' così. Diciamo che più o meno la cosa assurda è che tu non te ne accorgi, ma la maggior parte dei videogiochi hanno i
puzzle uguali, proprio identici, nel senso anche la soluzione è identica. Mi è capitato molte volte anche di fronte a miei amici che dicevano: ma tu sei un genio, che cacchio, hai qualche superpotere? Dicevo. You looking for? E magari loro hanno incastrati un puzzle e mi dicevano: ma come lo faccio questo, no? E non leggevo neanche, e loro magari mi dicevano: ma c'è le istruzioni? Io gli chiedevo: sì, sono qua, le istruzioni. Allora io gli dicevo: no, aspetta, sono tante lunghe, fammi provare a me due o tre metodi. Allora io provavo, il primo tentativo mettevo il titolo, quel classico, non so come spiegarlo perché non c'ho un puzzle davanti, ma il classico che ti mettono. Il secondo più classico è la forbice, ti fanno proprio lo schema della forbice, partendo da, non dalla punta, ma se questa è la forbice, parti da qua, poi fai così, oppure lo fanno al contrario, fai così. Beh, a parte quello, sennò quello più, uno dei più logici è quello a Hits, fanno lo schema Hits col puzzle. 1, 2, 3, 4. Quello è più logico. Su Skyrim era pieno di quelli di Hades. Vabbè, ovviamente non, con le colonnine non puoi potevi fare le cose. Non potevi fare le cose Hades. Però in generale dico gli altri puzzle facevano Hades. E niente. Avevano questi miei amici e dicevano: ma non riesco a farlo, e appunto, come dicevo prima, gli dicevo: aspetta, fammi provare con la solita combinazione, che non è neanche quella forbice, non mi ricordo com'è. Poi c'era anche l'invertito, eccetera. E l'invertito sarebbe parti dall'uno più in fondo finché arrivi a quello più vicino a te, quello più vicino a te è l'ultimo. E quello funziona anche molto spesso. Vabbè, in ogni caso, adesso non mi ricordo particolarmente in quell'occasione lì, però mi ricordo bene quel, proprio è successo diverse volte, ma in quell'occasione proprio lì, questo qua era disperato, gli faccio, spero faccio, non ho neanche guardato la guida, ho fatto il primo tentativo in 2 secondi e il mio amico è rimasto così: ma che cazzo! Mi diceva: ma hai mai giocato sto gioco? E io gli ho detto: no, però gioco tanto a Skyrim. E Skyrim, i puzzle sono tutti uguali. Cioè, così. No, gli dicevo semplicemente: che i puzzle di Skyrim valgono per tutti i giochi, semplicemente sono abituato. Loro dicevano: ma non ci credo, io anch'io c'ho Skyrim. Una specie di supereroe, mi diceva. Questo qua mi ha fatto ridere, io morivo da ridere, dicevo: no, assolutamente no. L'abitudine, a forza di giocare a Skyrim. E poi, ovviamente, poi giochi a Skyrim, poi porti le tue abilità di Skyrim in un altro gioco, impari le abilità di quel gioco più quelle di Skyrim. Quindi, pian piano ti fai, capisci, no? Pian piano capisci un po' tutti i giochi cosa fanno. E poi mi è capitato altre volte mi ha fatto anche morire da ridere. Ce n'era una volta, cioè ce n'era una volta che questo qua mi fa, appunto, stessa cosa, devo fare il puzzle, non ho mai giocato a questo gioco qua. Allora io prendo il puzzle e fallisco, dico: no, però era quasi giusto. Allora ho detto: aspetta, provo l'altra tecnica, neanche quella. Allora lui comincia a dirmi: ma guarda, secondo me non sei capace,
No, non sei capace in senso cattivo, mi dicevano, secondo me anche tu non lo sai. E io ero tipo lì a pensare. Pensavo che avevo abbandonato il party per un secondo, mi fa. E ci sei ancora? Gli ho detto sì, sto solo ragionando. Allora mi diceva, ma non sei capace. Poi mi fa, aspetta. Ancora una cosa. E lui continuava a dirmi, ma leggi questo coso, non fare a caso. E gli dicevo, no, 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 aspetta. Allora io ho fatto. Mi ricordo se ho fatto la tecnica lì a forbice che dicevo io. O un'altra cosa. Ed è uscito e quello lì è rimasto. È rimasto l'IDM. Era spettacolare. Tutti ci rimanevano DM. Poi mi chiedevano mai indovinelle, ma non ci capivo un cacchio. E dicevo proprio, guarda, metto le mani avanti, ma sinceramente indovinelli non li capisco perché comincio a appunto, cerco di fare a mio modo, ma a mio modo non funziona. Non li capisco. Forse perché ho troppa immaginazione, ma come ho detto prima, comincio a fare i problemi e dico, ma sì, tipo c'è quel posto d'acqua vicino appunto alla montagna che non è caldo né freddo. E tu ti metti in quell'acqua lì, non è né calda né fredda. Mi sembra, su, qui a e sarei subito lì. E se tutto subito teletrasportato lì, poi alla fine la soluzione era semplicissima, era la città di Mosdal, magari era in un posto ombreggiato a Mosdal che ci vai ogni santo giorno. E io tipo, vabbè, che cacchio. Gli indovinelli di Skyrim sono un po' stupidi, nel senso che non hanno senso. Nel senso che non hanno senso. No, seriamente non hanno un filo logico. Tipo c'è il puzzle di trovare i libri per diventare un mago della quando sei a livello 100, puoi tornare all'Accademia di Winterhold con il livello 100 di istruzione. Quindi non livello 100 sopra per personaggio, ma livello 100 sopra l'abilità. E allora torno indietro e c'è sta quest qua che devi trovare tre libri e sono a indovinello. Devi da Faraldo. Se tu non guardi una guida non lo capisci. Anche perché è sbagliato. È sbagliatissimo. Uno di quei puzzle è sbagliatissimo, proprio a manetta. È assurdo. Ne ho mancato uno. Aspetta. Michael Intensify. Thank you very much. E anche altri puzzle sono così. E si dice che per quella missione in particolare di Faraldo hanno cambiato la posizione all'ultimo, quindi non sono riusciti a chiamare il la tizia lì e fargli fare di nuovo la voice line, la voce praticamente. E niente, l'ho scelto così, però ci sono un sacco di puzzle che sono così, che ti dicono, ah sì, devi andare lì e poi alla fine non devi andare lì.
tutto un altro posto. Cioè, nel puzzle ti dice, boh, ambaraba, per dire adesso lo sparo a caso, barabacicicocco, il tuo tesoro è in mezzo a Whitehan su un comò, per dire, a caso. E questo vuol dire in mezzo a Whitehan, no? E dici, vabbè, ci sta, lo prendo. Poi non è magari Whitehan, e non è neanche in mezzo a Whitehan, magari è all'ingresso di Whitehan. Succede tantissimo spesso con gli indovinelli di Skyrim, ce ne sono due o tre che sono totalmente deviati, ma proprio deviati, proprio al massimo. Ce n'è uno che la mappa ti dice di andare tipo a... Cioè, la mappa ti dice, la mappa lì, che mi sembra che è una mappa del tesoro, ti dice di andare lì. Tu vai e non c'è niente. Devi farti tutta l'altra parte della mappa, che non corrisponde neanche, e trovi il tesoro. È pieno di quelle cose. Pieno. Poi ovviamente con quelle patch l'hanno, magari l'hanno tolto, io questo non lo so, ma me lo ricordo particolarmente bene. Il mio primo playthrough, che cercavo di sto posto sulla mappa, poi mi esce che il tesoro era lì, e io tipo, ma che è? Il primo playthrough di Skyrim ho deciso di farmelo senza guardare. Ero un ragazzino, ho tutto il tempo che volevo praticamente. E mi sono deciso di farmelo senza guardare YouTube, senza niente. L'unica cosa che forse era il secondo playthrough, ho guardato il puzzle finale, perché non c'avevo voglia, semplicemente ho detto, ma se l'ho già fatto una volta, che cacchio devo stare lì? Allora ho guardato su YouTube. Oh, mi ricordo fosse la seconda playthrough. Vabbè, il primo l'ho fatto tutto blind, è stata un'esperienza incredibile. E Genshin invece purtroppo non c'ho più tutto questo tempo, sarebbe bello avere di nuovo 10 anni, avere tutto il tempo che vuoi. Avere questo gioco qua e Skyrim, giocare a tutte e due, però avere anche i soldini per lanciare 4,99. Quello non fosse non ce l'avrei avuto. Devo ringraziare anche il mio lavoro per questo, e solo grazie anche a quello che sto riuscendo a sperimentare un gioco così grazioso e spettacolare. Perché mi dà l'idea che se fossi in free to play non ci riuscirei. Cioè, magari ci riesco, per carità. E all'inizio ero free to play, poi ho detto, ma sì, adesso il gioco ne vale la pena, tipo Skyrim. Vai, vai. Però da quando non sono più free to play è bello avere tutti questi personaggi, eccetera, eccetera. Ho sbagliato il teletrasporto. E quindi è spettacolare. È veramente spettacolare questo gioco. È solo grazie al mio lavoro che posso permettermi, tra virgolette, di... Inizio, che un mio amico mi ha detto che il season invece di Marvel Snap è 11,99. Io gli ho detto, non mi interessa. Allora, perché tanto la base per 11,99 ti fai il Game Pass e ti fai il Cloud Gaming. Non so, forse sono io che sto impazzendo. Non so. Preferisco un gioco del genere. Dici, magari, ma se Marvel Snap lo fanno su, come questo, sia Android che l'altro, dici, boh, ci sta. 1099, però posso giocare sia sul telefono, poi magari sul PC mi gestisco il resto. No, mi sembra che Marvel Snap è su Android. Infatti io, tipo, ma perché a me piace anche sto gioco, perché la cosa di
benedizione solo 4,99. Conviene assolutamente. Conviene più di un più del gold del Xbox, più del siamo 399, più del bella sta comunque sta cosa. Ogni l'altare mi piace, l'altare la residenza. L'emblema del clan, sono tutti in clan qua. Isola del Tuono dell'Eternità. C'hanno certi nomi epici. Vabbè. E cosa volevo già dire? Eh sì, va. Chissà che è 4,99. Perché forse di più non so se lo farei. Diciamo che raccoglie 800 oggetti. Diciamo che la verità è che, beh, Fiori Infiniti, logico, devo fare ancora di queste robe qua. Lotto di terra campo ordinato, questo non so come lo sblocchi. Abbiamo bisogno di più cultura. Cultura. Beh, adesso che ci gioco qua, l'ho già detto in passato, magari per 2 euro in più non sarebbe neanche male. Avere più cose dal season. A me non mi dispiacerebbe avere una cosa mensile standard e una un po' più premium. A me non mi dispiacerebbe. Ma giusto perché mi piace, però la base è che se costasse tipo 11 o 12 euro sarete. Non so se è meglio Xbox Game Pass o questo. 4,99 non è niente. Se pensi che. Non è che mi sono fatto il calcolo, ma. Pensiamo se ogni 2 mesi dovrei comprarmi un gioco e butti 70 euro sopra. Fa già 140 euro. Poi fa 180, invece qua è 4, 8, 12, 16, 20. Ne vale assolutamente la pena. Ci sta. A me piace anche per quello. Perché ti puoi divertirti, puoi fare quel che vuoi, c'è le carte, c'è eventi ispirati ad altri giochi. Come per esempio adesso c'è questo qua che sono dei minigiochi praticamente, sono veramente divertenti. Poi c'è il matchmaking, puoi fare quello che vuoi. E poi puoi giocarci col telefono, ne vale veramente la pena. Il 4,99. E devo ringraziare il mio lavoro. E se non ce l'avrei. Non so se l'avrei mai fatto. Non avrei mai potuto sperimentare un capolavoro come Genji. Vabbè. È già mezzanotte 01, quindi vi saluto. Scusate la. Il rumble. Si dice rumble, vabbè. Il parlare, parlare, insomma, il parlare, parlare. Vabbè. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Vediamo domani cosa succede, ok? Ciao ciao ciao.